c'è lui che mette il suo piedino di cazzo, però il recupero, attenzione, attenzione, la mette in mezzo. Non ci arriva, non ci arriva. Però ho tenuto la palla. Se me la passi in mezzo magari con un cross intercettato. Attenzione agli avversari che provavano ad attaccare. Devo passare la palla per forza. 1-2 qua, non riuscito. Passaggi veloci, triangolo fallito. Con questa squadra è impossibile fare queste cose. Attenzione agli avversari perché provano ad attaccare, però anche loro sono ringoglioniti e tornano indietro. Vabbè, buon per noi che possiamo ripartire in contropiede, magari se mi passi la palla, vediamo se riesco a saltarlo. Attenzione, vi accentro, attenzione, salto, anche questo invece no, invece no. Continuiamo così. Cross, me lo metto che sono libero, ci provo al volo, me l'ha parata, mamma mia, però cosa ho fatto. Finisce qui il primo tempo, una partita non deludente per la squadra. Vediamo di andare a fare un secondo gol in questo secondo tempo, perché ci siamo andati molto vicini con quel tiro. Vediamo se riesco a saltarlo. Ok, ci riesco. Devo solo partire in velocità. C'è questo che mi sta attaccando. Ci posso provare. C'è la parata. Calcio d'angolo. Vediamo se la mette in mezzo. Ci provo di testa. Me la para ancora. Evitano anche il calcio d'angolo. La palla però rimane nei nostri piedi. Attenzione, perché lo salto. Ci posso provare da questa distanza. Il portiere c'è. Passami la palla di testa. Da quella distanza di testa è impossibile. Attenzione perché recuperiamo il pallone. Però la difesa è sempre pronta a prendere palle e anche a sbagliare, a quanto vedo. Ci provo dalla distanza incredibile. Fuori. Ormai in questa partita devo provare sempre a tirare. Non mi devo fermare mai. Recuperate la palla dai, per favore. Ok. Alla fine l'ho recuperata io. Vediamo se riesco a saltarlo. Ci riesco. Attenzione perché lo salto. Ma l'ultimo giocatore però mi ha toccato il pallone e mi ha fatto sbagliare. Però vabbè, la palla è ancora nostra. Vediamo se riesco a saltarli. È difficile. È difficile infatti. È difficile. Tutto chiuso. Quando sei tutto chiuso è un po' difficilissimo fare queste cose. In questo caso la palla mi è stata passata nel momento sbagliato, però vabbè. Dobbiamo ottenere, non riuscire a perdere anche contro una squadra del genere. Mamma mia, cosa ho visto. Mamma mia. Almeno l'ha chiuso, dai. Dai che ripartiamo in contropiede. No! Mamma mia, come si fa, mamma mia. Oddio, oddio. Che squadra, raga, che squadra di merda. Mamma mia. Fallimentare tutto ciò, fallimentare. Devo fare per forza il secondo gol adesso. Vediamo se riesco a saltarlo. Mamma mia, dopo quello che ho visto, non la voglio nemmeno vincere questa partita. Spazzano via il pallone. Palla ancora nostra. Vediamo se me la passano magari. 2-1. Con un rimballo fortunato però. 2-1. Subito recuperato. Ma grazie a me però. Grazie a me. Mamma mia che squadra fallimentare. Mamma mia. La difesa è inesistente. Recupero io il pallone. Devo fare pure il difensore a quanto pare. Vediamo se riusciamo a ripartire. Magari senza sbagliare passaggi, che dite? Attenzione perché questi cercano il pareggio. Ok, siamo avanti. Io avanzo, così potete passare la palla. Ok, avete capito che mi dovete passare la palla. Vediamo se riesco a saltarlo. Ti metti davanti ai coglioni, porca troia. Non riesco a fare un cazzo così. Mamma mia.
Cioè, quello si mette davanti al cazzo, io devo passare lì, ma ti rendi conto che squadra di merda abbiamo? Ma vi rendete conto lo schifo? Se non fosse per me avreste perso non so quante partite, porco demonio. Passamela qua la palla, va. Che tanto voi sapete fare solo avanti e indietro. Crossamela a me qua, ci posso provare di testa, il portiere me la para. Attenzione perché è ancora nostra. Passamela qua che non siete capaci di fare un tiro voi. Crossamela. Vediamo se ci arrivo di testa. Sono chiuso da due persone, quindi è impossibile. Comunque finisce questa partita scandalosa. Il finale è stato scandaloso quando abbiamo preso il gol. 2-1, va bene così, dai. Partita contro RKC VWYQ. Decifratela voi sta squadra, ragazzi. Eredivisie in trasferta. Andiamo a vincere pure questa per aumentare il nostro punteggio in campionato e fare belle figure. Belle figure le faccio io, però la squadra non se ne parla proprio. Andiamo a vincere anche questa partita, raga. Vediamo se ce la facciamo con questa squadra, perché se non faccio qualcosa io qua. Attenzione, recupera un pallone bellissimo. Dai che possiamo fare qualcosa se avanzi. Mamma mia. Vediamo se riesco ad accentrarmi, a fare qualcosa. Non ci riesco, però riesco a saltarlo. Ci posso provare. Niente da fare. Recuperiamo la palla, benissimo. Me la passano a me, io devo fare la parte più difficile, saltare, tirare e farmi deviare il tiro, ovviamente. Ok, recuperiamo un'altra palla, però questa potrebbe essere buona, attenzione, perché sono in aria, posso tirare! Come cazzo ho segnato? Come cazzo è entrata questa palla? Cos'è? Cosa sto vedendo in queste partite? Mamma mia, incredibile, ma quello non è contabile come autogol, però l'ho fatto io il gol. Mi ha contato l'autogol, tra l'altro, peccato. Mamma mia, che cosa succede? Quando tiro io, trema tutto, trema, pure la porta si spaventa. Attenzione agli avversari che provano a fare qualcosa, ma non ci riesco. Ho visto sulla fascia, magari potresti passarmela al momento giusto, invece sbagli tutto, come al solito. Dai qua, perfetto, perché posso riprovarci e questa volta il gol è mio, 2-0. Recuperiamo di nuovo la palla. Crossamela qua. Troppo tardi. Vediamo se li salto tutti. Li salto tutti. Non salto nessuno invece. Prendi la palla, prendi. Perfetto. Attenzione. Ci provo. Ad effetto. Il portiere con difficoltà para. Crossamela in mezzo. Magari ci arrivo di testa. Quasi. Capisce tutto, recupera un buon pallone. Vediamo se riesco a tirare. Deviata. Recuperate palla. Ok, perfetto. Vediamo qua se riesco a saltarli. Vediamo se ci riesco. Siamo sul filo a filo. Attenzione. Mi stava per recuperare la palla. Non voglio passarla. Però a volte si è costretti a farlo. Altrimenti succede questo. L'importante è che recuperiamo sempre la palla. Quella la stavo passando fuori. Mamma mia. Attenzione, finisce il primo tempo, 0-2 Ajax. Secondo tempo, partita che sembra già decisa. Adesso andremo a vedere con questa squadra cosa è deciso e cosa invece no. Passaggio iper, super, mega lungo. Il nostro compagno non sa cosa fare, ovviamente. Torniamo indietro, come facciamo sempre. Passare la palla, va. Vediamo se la tengo, quella era fallo comunque. Ok, una cosa buona l'hanno fatta. Attenzione, ci provo d'effetto. Esce di poco. Attenzione perché posso riprovare a fare qualcosina. Vediamo se riesco a saltare qualcuno e mettermi in aria. Magari. Attenzione perché entro in aria. Ci provo. E il portiere la para. Puoi crossarla in mezzo se ci arrivo, invece no.
Recuperiamo palla. Tira, tira. Fuori. Passaggio super lungo, oltre la metà campo. E ovviamente recuperiamo palla. Dai, passamela adesso. Perfetto, perché mi possa centrare e posso provare il tiro. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Stavo facendo cose con il portiere, ma non era di mia intenzione, lo giuro.